Non è prestissimo oggi, però sono molto stanca e, come potete sentire dal rumore di sottofondo, sono in spiaggia e, come potete sentire dalla mia voce, ho dormito poco perché stanotte, verso le 3 del mattino, è arrivato finalmente il maestrale, quindi ha rinfrescato tutto. Devo iniziare col dire che nei giorni scorsi, in tutto il sud Europa, ma soprattutto in Spagna, in Italia, io nell'Italia sono in una parte abbastanza a sud, in Sardegna, abbiamo vissuto un'ondata di caldo che, parlo al passato prossimo, ma ancora l'ondata di caldo non è che sia finita, si sono superati abbondantemente i 40 gradi. Quindi quando c'è questa situazione qua si sta un po' male, si dorme anche male, perché a me non piace sinceramente dormire con il condizionatore acceso. Comunque stanotte alle 3 del mattino, poi sapevamo che sarebbe entrato un po' di maestrale, che a Cagliari il maestrale è il vento che porta il fresco. E quindi mi sono svegliata verso le 3 con questo vento bellissimo che entrava dalla finestra spalancata. Però cosa succede quando ci sono le finestre spalancate? Che cominciano anche a sbattere, quindi ci siamo dovuti alzare a cercare le porte, le cose che sbattevano, a controllare che tutto fosse in sicurezza sul balcone, eccetera. E poi, come succede spesso, io quando mi sveglio, sempre ho avuto questo problema, non riesco a addormentare una volta che mi sveglio. Allora stamattina ci siamo alzati non alle 5, ma diciamo un po' 6:15, cioè siamo presi un po' più calma, siamo venuti in spiaggia, però non alla spiaggia solita vicino a casa, ma una spiaggia leggermente più lontana, molto più bella. Adesso siamo qui da soli praticamente, sono le 7:53, io sto camminando in riva al mare e questo secondo me è uno dei rumori più belli del mondo, quello delle onde che si infrangono sulla spiaggia. Non ho ancora fatto il bagno perché, come siamo arrivati, ho dormito sull'asciugamano. Non c'era ancora neanche il sole alto, stava praticamente quasi sorgendo, era molto basso l'orizzonte, quindi situazione ideale, temperatura ideale perché ancora non c'è troppo caldo, tra un po' il caldo arriverà, ma abbiamo l'ombrellone. Ok, passo e chiudo.